Ben ritrovati allo Spazio Comunali 2019, oggi nuovo appuntamento con un nuovo confronto tra candidate consigliere. Oggi parliamo al femminile perché è un confronto tutto al femminile. Alla mia destra Maria Angela Mulas per Alternativi per Sassari, che sostiene la candidatura a sindaco di Lino Mura. Alla mia sinistra, benvenuta intanto. Buongiorno a tutti. Alla mia sinistra Emilia Mura per Evviva la Città, che sostiene la candidatura a sindaco di Marilena Budroni. Ben trovata anche a lei. Grazie, salve a Ben tutti. trovate ad entrambe. Allora, avete visto gli altri confronti, le regole sono molto chiare e semplici, stesse domande, stesso tempo di risposta. Nelle prime due domande vi chiederò di esprimere un'opinione su fatti, diciamo, di attualità che riguardano sia la politica, ma non necessariamente. E così avete l'opportunità, insomma, di raccontare quello che pensate su altri temi che non sono strettamente legati alla città e chi ci ascolta vi conosce meglio, insomma, conosce meglio il vostro profilo. Nelle prime due domande avete 1 minuto e 30 a testa di risposta, mentre nella seconda parte dell'intervista, dove ci dedichiamo ai temi programmatici della città, avete 1 minuto per ogni risposta. Partiamo subito. Allora, la prima domanda è, diciamo, la polemica politica regionale di queste ultime ore, la carica in tre assessorati di nomine lombarde, quindi fuori, diciamo, dal nostro territorio. La polemica si è un po' scatenata perché, insomma, era necessario chiamare qualcuno da fuori, non avevamo personalità in grado di poter gestire questi ruoli, questa è la domanda, e da qui è nata proprio la polemica politica da parte dell'opposizione, soprattutto evidentemente, che ha insomma, puntato il dito contro questa decisione, a loro dire non, diciamo, non giusta, non corretta. Partiamo da Mulas, 1 minuto e 30 per l'opinione su questo tema. Allora, inevitabilmente i risultati elettorali hanno portato a un'avanzata della Lega. La Lega, il suo modo di operare, penso sia quello di avere maggiore ingerenza su quelle che sono le altre regioni del sud e delle isole in particolare. Quindi era, come dire, da aspettarselo. Il problema è che la Sardegna e i nostri rappresentanti hanno l'obbligo, una volta che si presentano alla candidatura, hanno l'obbligo di essere pronti e preparati, perché può essere chiesta il consulto di un esperto che arriva anche dal nord, arriva anche da altre nazionalità, però sostanzialmente i nostri rappresentanti devono essere al corrente della situazione sarda e devono essere capaci di realizzare ciò che è stato previsto e soprattutto di porre in atto tutte le azioni che ne derivano. Quindi va bene un consulto, perché siamo, come dire, in un mondo globalizzato e dobbiamo anche confrontarci con altre realtà, però sostanzialmente non spetta a noi sardi avere il governo della regione e quindi noi dobbiamo essere in grado di intercettare quelle che sono le esigenze del popolo sardo e quindi convogliare tutte le energie nella realizzazione dei progetti che permettano alla Sardegna di uscire da quello stallo in cui ci ritroviamo, perché non dobbiamo dimenticarci Chiuda perché è lunga, eh? Chiuda il pensiero perché è già una non dobbiamo pausa. dimenticarci che la Sardegna è fra le 65 regioni più povere d'Europa. Benissimo, la devo Ok. fermare perché è andata veramente oltre. Invece voglio sentire l'opinione di Mura proprio su questo tema, su queste nomine lombarde cosiddette. Sì, diciamo che non c'è una coerenza con quello che è stato detto precedentemente, cosa ho prima i sardi, no? E bisogna anche ricordarci che la Lega nasce proprio come una forza che in realtà voleva esaltare anche a tutti i costi, no? Le proprietà, cioè le ricchezze, le risorse. E anche quindi le persone del proprio territorio. Quindi diciamo che c'è uno stacco un po' troppo, come dire, forte tra quello che è stato detto prima e quello che si sta facendo adesso. L'intervento di cariche esterne non è di per sé, secondo me, da demonizzare, però è una cosa che andrà, come dire, spiegata nei termini più corretti possibili e magari anche ipotizzare, come dire, un processo. Avviare un processo di individuazione di risorse della Sardegna per la Sardegna. Poi le devo dare 30 secondi perché è Va stata molto bene. sintetica.
L'altra domanda invece sullo, appunto sulla vostra opinione riguarda un tema che è tornato diciamo in prima pagina grazie al ministro Salvini che ha comunicato insomma, di avviare una lotta contro gli shop, i negozi di cannabis light. Faccio abbastanza di frequente questa domanda, intanto perché è di strettissima attualità, ma anche perché proprio nella nostra città, peraltro, sono state avviate diverse attività commerciali in questo senso negli ultimi 2 anni, quando appunto è stata liberalizzata questo nuovo commercio di cannabis light, quindi quella senza il principio psicotropo, chiamiamolo così. Ecco, volevo sapere cosa pensate di questa iniziativa, qual è la vostra opinione, e se pensate che possa essere cosa giusta o sbagliata anche in riferimento all'occupazione che poca o molta di fatto ha realizzato una risorsa in questo senso. Partiamo in questo giro da Mura, 1 minuto e mezzo. Allora, io credo che rispetto a questo si dovrebbe intanto fare riferimento a ciò che la legge ha previsto per questo tipo di attività. Quindi è stato possibile, è stato sdoganato questa produzione. Per cui chiaramente anche molte persone si sono, come dire, attrezzate proprio per riuscire a farla diventare un'attività commerciale. Come è stato detto, appunto, in città ci sono diversi punti vendita, ma non solo, ci sono anche delle aziende che si stanno dedicando alla coltivazione di questa pianta, che tra l'altro sappiamo ormai che ha delle proprietà terapeutiche che vengono ufficialmente riconosciute dalla legge, insomma sono cose note a tutti, per cui anche riguardo proprio all'occupazione, qual è la visione che vogliamo avere, come vogliamo facilitare un commercio, una produzione, un'economia, come la vogliamo pensare, che cosa succederà, voglio dire, nel momento che questo dovesse poi realmente accadere. Tra l'altro bisognerebbe capire perché, qual è la necessità di, come dire, adesso eliminare questa possibilità che tra l'altro è totalmente appunto innocua, come sappiamo. Quindi qual è la vera idea, forse sarebbe meglio esplicitarla, no? Bene. Mulas, oggi c'è una sovrapposizione di nomi e quindi vabbè, io ormai sono praticamente andato, come si dice, con tutti questi confronti, perdonatemi. Mulas. Sì, allora, facendo riferimento quindi alla decisione della Cassazione, bisognerebbe leggere il merito di questa sentenza. Parlando, diciamo, dal punto di vista, ci sono due aspetti, io valuterei. Il fatto che in Italia si permetta di svolgere determinate attività e poi si abbia una bocciatura successiva, andando a danneggiare comunque chi ha investito in quell'attività, quello, diciamo che noi ovviamente, io parlo per quanto riguarda anche, diciamo, il lavoro che faccio, è sostanzialmente sbagliato. Perché le autorizzazioni vanno viste inizialmente e non dopo che un imprenditore comunque ha fatto un investimento più o meno, insomma, oneroso. Poi, per quanto riguarda l'altro aspetto, la cannabis light sì, è stato, come dire, stabilito, insomma, la mancanza del principio e quindi l'innocuità, che definiamolo così, però c'è un messaggio che io, ad esempio, essendo madre, è un messaggio che non vorrei che andasse ai giovani, perché quando si parla di cannabis, considerata anche il largo utilizzo, la larga diffusione che sta avendo fra i giovani, i giovanissimi, perché parliamo di un'età fra i 12 e i 13 anni in cui le droghe iniziano a essere anche presenti nelle scuole, al di fuori delle scuole, quello è un messaggio cui io personalmente, diciamo, sono contraria, perché... Devo fermarla, okay, perché lei è veramente indisciplinata sui tempi. Okay. Ovviamente il riferimento era non alla cannabis light, ma cannabis, quella dannosa, chiamiamola così. Un messaggio non legale. Che possono...
chiarissimo, era solo per precisare, visto che non l'ho fatta concludere, visti i tempi. Allora, partiamo invece ora con le domande che riguardano le vostre proposte di programma per la città di Sassari. Partiamo da Mulas a questo giro, a un minuto di tempo vorrei che mi parlasse del centro storico, facendo riferimento a quelle che sono, secondo lei, secondo appunto la vostra proposta di Alternativi per Sassari, i problemi da affrontare e quali sono le possibili soluzioni per appunto ovviare a tutte queste problematiche. Un minuto, stiamo ai tempi perché sennò la devo antipaticamente, usando questo termine orribile, fermarla. Ok. Allora, ovviamente il nostro programma parte dal centro storico per poi diramarsi in altre situazioni. I problemi del centro storico sono molteplici e sono evidenti a tutti. Andiamo dal degrado urbano, andiamo dalla mancanza di integrazione, dalla sensazione di sicurezza avvertita dal cittadino. E le soluzioni che proponiamo noi e che consideriamo siano realizzabili in tempi brevi sono innanzitutto la riqualificazione, partire dalla riqualificazione per fare in modo, perché noi l'idea che abbiamo di Sassari è una città turistica e quindi pensiamo, il turista cosa vuole trovare a Sassari? Vuole trovare bellezza, cultura, svago, e il centro storico può offrire tutte queste possibilità perché è una ricchezza immensa e la cultura di Sassari nasce proprio dal centro storico, passando da quelle che erano, parlando di 30-40 anni fa, considerato che io ho una certa età, posso insomma parlare anche di quello che era il pregresso, di tutte le attività che venivano svolte, dalla vivacità della popolazione sassarese, e quindi noi vogliamo partire da lì. Benissimo, devo fermarla. Adesso mi interessa sentire Mura su questo tema, sul centro storico, quali sono le problematiche e le possibili soluzioni. Allora, le problematiche del centro storico sono fondamentalmente il fatto che è stato abbandonato a se stesso, prima di tutto, che appunto nessuna politica comunale è intervenuta in maniera propositiva rispetto a questo spazio, che invece appunto ha delle grandi potenzialità. La componente multietnica presente al centro storico è una di queste grandi risorse se decidiamo di interfacciarci, di incontrarci e di dialogare e di progettare soprattutto per questa parte della città che appunto è stata spopolata, tra l'altro. Il centro storico nel nostro programma è all'interno di una, diciamo, della rigenerazione urbana, che è un progetto più ampio che riguarda chiaramente tutta la città. Cito degli esempi per essere breve. Il palazzo del esattamente. Quindi la riqualificazione di questo spazio, ad esempio, questo è giusto per far capire qual è la visione, proponiamo per questo spazio un museo, cioè una casa delle culture, quindi uno spazio dove si possa progettare, si possano esaltare, implementare quello che c'è già, gli artigiani locali tutte le risorse della città, non solamente del centro, quindi come luogo d'incontro. Benissimo, gli ho restituito 30 secondi famosi, grazie. Così per correttezza. Sempre parlando di centro commerciale, ci sono due temi che sono in qualche modo in correlazione. Intanto il commercio, di cui accennava peraltro anche lei e anche sia Mulas che Mura, quindi il commercio all'interno di quell'area, e l'altro tema correlato al commercio è la ZTL. Perché li mettiamo insieme? Non perché li voglio mettere io, ma perché è noto, insomma, che i commercianti lamentano ormai da anni la ZTL come causa della loro crisi o della crisi comunque del commercio in quell'area e nell'area del centro più in senso largo. Quindi voglio sapere quali sono le vostre proposte da questo punto di vista per rilanciare il commercio nel centro storico ed eventualmente se la ZTL è effettivamente un problema e laddove lo sia, come pensate di correggerla. Partiamo a questo punto da Mura. Allora, la soluzione per le attività commerciali presenti nel centro si può trovare stabilendo dei tavoli di confronto tra le associazioni, che sono numerosissime,
I commercianti si sono organizzati in associazioni nei vari punti del centro storico, in Piazza Tola, il Corso, si sono dovuti proprio coordinare tra loro. Sarebbe doveroso ascoltare i loro progetti e le loro necessità. Il Comune dovrebbe fare questo, dovrebbe rispondere alle richieste e fidarsi anche di quelle che sono le proposte del commerciante. La ZTL non può essere altro che una risorsa, perché lo dimostrano i centri di tutte le città che l'hanno saputo applicare nel modo corretto, per cui la ZTL andrebbe sicuramente rivisto, anzi implementato, e la chiusura del centro al traffico chiaramente facilita la socialità e quindi chiaramente anche il commercio. Ulas, su questo. Allora, noi Alternativi per Sassari abbiamo l'idea di rimodulare la ZTL, confrontandoci anche non solo con i commercianti ma anche con i residenti. Quindi sentiamo un pochino in giro chi propone l'abolizione totale della ZTL. Parlano così ai commercianti, dandogli speranza che con l'abolizione significa incremento delle vendite. Così non è, perché sono false soluzioni di campagna elettorale. Noi pensiamo che la ZTL sia importante per far sì che tutti gli abitanti, ma non solo, ma anche i turisti che arrivano da fuori, possano usufruire dal centro di Sassari in maniera piena e appagante. Quindi anche le nostre attività commerciali possano incrementare con questo. Ovviamente è tutto legato ad un rilancio di Sassari come città turistica e quindi realizzare tutta una serie di infrastrutture e quindi porre Sassari al centro come città metropolitana e quindi far sì che i nostri commercianti abbiano un incremento di ricavi non dovuto all'abolizione della ZTL che esiste in ogni città e quindi anche noi vendiamo questo come risorsa, ma bensì come rilancio turistico e quindi occupazionale. Perfetto. Altra domanda è quella dei trasporti. Sapete bene che c'è un comitato di metro tranvia che ha fatto delle proposte concrete, progetti insomma che sono stati credo illustrati a tutte e sette le proposte politiche di amministrazione di questa città. Vorrei che mi parlasse non solo di questa proposta ma in senso più largo dei trasporti all'interno della città e in connessione, questa è un'altra tematica al centro della campagna elettorale, in connessione con il territorio vasto, quindi con le borgate, con tutti quei quartieri che non sono, diciamo, geograficamente integrati con il centro città e perché no anche con le zone marine e magari anche con l'aeroporto di Alghero. Qual è la visione delle vostre proposte? Partiamo a questo giro da Mulas. Allora, noi abbiamo una visione in un minuto di Sassari come città metropolitana, città turistica e della cultura, quindi i trasporti sono strettamente collegati perché la realizzazione del nostro programma prevede un ampio raggio di azione. Quindi per quanto riguarda la viabilità dei trasporti, allora ovviamente partendo da quello che l'elettrificazione Sassa Risorso, di cui i fondi sono già stanziati, partendo anche dalla linea di Sirio che unirà Sassari con Alghero, ma non solo con l'ingresso dell'Alghero, ma noi abbiamo intenzione quindi di proporre l'arrivo fino al Calabone in modo che anche Alghero possa usufruire pienamente della filotranvia e poi vogliamo proporre, ovviamente questo sarà in un secondo momento, l'unificazione anche delle borgate come Ottava, come Li Punti, che verranno tutti unificati, tutta questa serie di diretti di trasporto, comunque serviranno tutti a far confluire a Sassari chiunque ne possa accederne e quindi rilanciare la vocazione turistica di Sassari e culturale. Benissimo. Mura. Dunque, appunto, diciamo che è stato proprio assunto come tra i più valido, cioè come proprio molto, molto valido il progetto proprio del Comitato della Metrotranvia. Quindi quello è già una soluzione. Anche relativamente proprio, no, a quello che abbiamo appena detto sul centro storico, ma non solo, anche per il resto della città. Abbiamo proposto nel programma anche una viabilità
interna alla città, come in altre città, quindi le biciclette elettriche, zone pedonali, piste pedonali, quindi un'accessibilità più fruibile. Questo chiaramente all'interno della città. Tra la città e le borgate è essenziale il collegamento, perché abbiamo detto che la città deve essere accessibile a tutti, mentre sappiamo benissimo che le zone di punti, ma anche altri quartieri, si sentono totalmente al di fuori di questa città, si sentono slegati. Quindi collegare il collegamento è fondamentale, preferibilmente chiaramente su insomma, con mezzi elettrici più che con l'altro tipo di mobilità. Su gommato, esatto. Dovete sapere, lo dico perché così spezziamo anche un po' la tensione, sono terrorizzata, nel senso che ovviamente è la prima occasione in cui parlano in televisione di delle loro proposte, quindi giustamente ci sta ed è giusto che sia così, anche un po' di emozione nel proporre qualcosa in cui credono ovviamente fermamente. State tranquille, non succede niente, non è un esame. Andiamo avanti con le altre domande. Allora, c'è un tema che è stato in qualche modo anche introdotto dalla stessa Mura nell'ultima risposta, che riguarda la mobilità sostenibile. Voi sapete bene che questa città è stata interessata negli ultimi 5 anni da una importante infrastruttura che è la pista ciclabile, come dire, un avvio di questo percorso. Certo. Sappiamo bene, non è una novità, che comunque questa infrastruttura è stata croce e delizia di questa amministrazione, con pareri positivi ma anche con tante critiche e tante criticità proprio sottolineate da molti cittadini in alcune zone dove questa infrastruttura percorre alcuni tratti della città. Voglio sapere la vostra opinione sulla pista ciclabile così come è adesso e se nei vostri programmi ci sono, da questo punto di vista, dei progetti di mobilità sostenibile. Partiamo a questo giro da Mulas. Ok, le criticità della pista ciclabile sono note a tutti, insomma è stata realizzata probabilmente in maniera frettolosa e mal progettata, senza tener conto delle strutture e delle barriere che esistevano già. Quindi, premesso questo, il nostro programma prevede un ampliamento delle piste ciclabili, la realizzazione di veri e propri percorsi che vanno oltre la città e quindi collegano anche le zone balneari, quindi l'ampliamento verso la Budi-Budi, perché dobbiamo rilanciare Sassari anche dal punto di vista del turismo su due ruote, che è molto presente in alcune nazioni. Ad esempio faccio riferimento ai percorsi di Margherita che si trovano in Danimarca, che sono delle vere e proprie piste che attraversano campi, prati, i luoghi turistici ma anche dei piccoli borghi. Noi abbiamo questa possibilità, abbiamo un'ampia zona costiera che può essere visitata anche sulle due ruote e quindi noi siamo favorevoli alle piste ciclabili, ovviamente studiate in maniera che favoriscano l'afflusso in questi luoghi senza incontrare delle barriere, quindi in maniera sostenibile. Benissimo. Mura. Sì, diciamo che appunto una città moderna non può fare altro che contemplare questa opportunità che adesso è un'emergenza. Quindi abbiamo appunto diverse postazioni in città di biciclette, di bike sharing e una carta che consente al cittadino di utilizzare tutti i mezzi di trasporto che la città propone, compreso pure anche questo. La pista ciclabile così com'è, sono appunto sollevato molte critiche, ma sono 8 km di viabilità non solo per le biciclette ma anche per chi va a piedi, per chi ha una carrozzina. In realtà non fa altro che aumentare quella che è l'accessibilità, quindi senza dubbio va ampliata e valorizzata al contrario. Benissimo, chiarissimo. Altro tema, ed è l'ultima domanda perché il tempo sta veramente scadendo, è relativa allo squilibrio tra Sassari e Cagliari, no? Un tema che è emerso anche
nella scorsa tornata elettorale delle regionali. È un tema, insomma, fortemente dibattuto negli ultimi anni, qua a Sassari soprattutto, perché si sente da parte soprattutto dei cittadini, ma anche le istituzioni lo hanno sottolineato più volte, questo squilibrio rispetto appunto al capoluogo della nostra regione. Come si può superare questo squilibrio? Cioè, quali sono le iniziative che può mettere in campo l'amministrazione sassarese in virtù appunto del ruolo che Sassari ha comunque per sua natura all'interno della regione? Quindi quali sono le iniziative, e vorrei che mi rispondesse anche inserendo il tema della rete o città metropolitana, a seconda di quella che secondo voi è la soluzione migliore. Partiamo da questo giro da Mura. Allora sì, nel nostro programma appunto parliamo di un'avvertenza con la Regione Sardegna proprio per ottenere la città metropolitana. Sassari è la città più vasta del Nord Sardegna e quindi ha bisogno che questa dimensione le venga riconosciuta. Vorrei anche aggiungere un'altra cosa, che rischia tanto la città di Sassari, anche rispetto non solo a Cagliari ma anche alla città di Olbia, per quanto riguarda la sanità. Quindi è necessario proprio creare una politica, dei progetti molto precisi per riuscire a implementare e rinforzare questa città, che appunto, così com'è, è in un momento particolarmente disastrato. Bene. Mulas su questo. Allora, per quanto riguarda il divario tra Cagliari e Sassari, allora bisogna partire dalla ripartizione dei fondi. Diciamo, Cagliari ha sempre usufruito di fondi maggiori che hanno permesso uno sviluppo. A questo punto, nel nostro programma e quindi nella realizzazione di Sassari come città metropolitana e quindi come tipo di governo centrale di Sassari, quindi poi allargato a tutti i comuni limitrofi, è tutto basilare per quanto riguarda, ed è collegato sia alla rete metropolitana che alla città metropolitana, perché una, diciamo, è complementare all'altro. Quindi la viabilità è legata anche al ruolo di città metropolitana, quindi noi abbiamo già intenzione di dialogare, quindi cercare un accordo con Cagliari perché venga riconosciuta, perché Sassari deve riprendersi il suo ruolo di leader del nord Sardegna, come è stato in passato e come è stato dimenticato dai nostri amministratori precedenti. Quindi penso anch'io che sul fatto dell'avanzata di Olbia Sassari debba riprendere un ruolo primeggiante, perché abbraccia un territorio che fa parte non solo del nord-est ma anche del nord-ovest, e quindi va visto tutto nella sua globalità, e Sassari è la città che maggiormente è capace alle... Chiuda, faccio gesti perché è finito il tempo, chiuda il pensiero. Che ha la forza e anche la possibilità di sostenere questo ruolo. Benissimo, chiarissimo, ok, siamo arrivati in fondo, potete tirare un sospiro di sollievo vista la vostra agitazione, ma tranquille, è andato tutto bene. C'è bisogno di dirlo così tante volte, va bene, basta. Sto cercando, insomma è evidente, non posso non, sto cercando invece di aiutarvi a gestire questo momento, che è assolutamente un'opportunità. Vi hanno potuto ascoltare, hanno potuto sentire le vostre opinioni, i vostri programmi, le vostre proposte, quindi assolutamente tutto positivo. Grazie a entrambe, grazie a voi, Maria, grazie. Angela Mulas, Alternativi per Sassari, che sostiene Lino Mura, e grazie a Emilia Mura, Viva la Città, che sostiene la candidatura a sindaco di Marilena Budroni. Grazie davvero di cuore, grazie. Per la vostra disponibilità, grazie a voi per averci seguito sin qui. Si chiude qua lo spazio comunale 2019, che torna la prossima settimana.